1943 ci fu il primo bombardamento e fino allora gli aerei americani, le fortezze volanti, passavano, suonava l'allarme, però nessuno si preoccupava perché non c'erano grandi obiettivi. Infatti noi guardavamo, contavamo le fortezze volanti che passavano, 40, 50, 60, poi finiva, cessava l'allarme e si riprendeva la vita normale. Fino a che il 22 novembre del 43 invece tutti a guardare in aria a contare e invece sganciarono le bombe e fu una carneficina che ci furono tantissimi morti. Ero in una villetta a Foligno insieme a mio padre e mio fratello. Cioè, sono all'allarme, sentiamo gli aerei e io esco sulla porta di questa villetta per contare, guardare come sono. Se non che, bum 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 bum, mi cade una scheggia sulla punta della scarpa e mi ha portato via la punta della scarpa. Se mi fosse inclinato un po' di più mi avrebbe preso in testa addirittura. In quell'occasione avevano preso la caserma, una bomba aveva preso la caserma che era proprio di fronte a questa villetta. Poi da lì siamo sfollati subito dopo, siamo andati, anche perché casa mia era vicino all'aeroporto. Nel 44, mentre noi eravamo sfollati, le nostre case sono state occupate dai militari inglesi che venivano mandati indietro dal fronte per riposare. E quando questi se ne andavano, lasciavano di tutto, proiettili, armi, bombe a mano, mitragliatori. In casa della guerra noi siamo rientrati, cioè non finita la guerra ma passato il fronte. Il pomeriggio io andavo a giocare con dei ragazzi, degli amici. Un pomeriggio giocando abbiamo trovato nella legnaia di questa casa una bomba a mano, ma noi non sapevamo che era una bomba a mano, era una bomba di quelle frastagliate inglesi tipo ananas, e stavamo tutti e cinque a guardare, uno di noi teneva sulle mani questo affare e noi tutti e cinque sopra a guardare. A un certo momento dico io vado a far merenda, io a casa mia. C'è da premettere che tutti i pomeriggi la signora, la mamma di questi due ragazzi, dava da mangiare la merenda a tutti quanti, anche perché a casa mia non è che ce ne fosse molto. Quel giorno invece io vado a far merenda. Comunque mi allontano di neanche 100 metri, il tempo di girare, questa bomba a mano è scoppiata e questi due ragazzi sono morti sul colpo. Gli altri due sono morti il giorno dopo e io, grazie a Dio, mi sono salvato. Grazie a Dio la fame, non lo so, o l'angelo custode. Insomma, è stato un fatto anche che mi ha dato tanto da pensare sulla fortuna, sul valore della vita, non so, sulle circostanze. È stata una cosa molto triste, sì. A fine della guerra stavo a Foligno, praticamente abbiamo visto arrivare gli americani, è finita la guerra tra la lotta tra partigiani e fascisti, ho visto arrivare gli inglesi o gli americani con tristezza, mentre c'era gente in giro che applaudiva. Le ragazze che portavano i fiori agli americani, io invece avevo vissuto con la speranza che via la guerra finisse un po' meglio, cioè sono stato un po' fedele fino all'ultimo ai miei ideali con i quali ero stato abituato e quindi ecco, a me è rimasta la tristezza di vedere la fine dell'Italia in questo modo, però dopo la guerra ho frequentato i vecchi fascisti che continuavano a avere
le loro sezioni e le loro idee, hanno poi invece ho lasciato perdere per tutto e per tutto la politica e non mi sono più interessato.